Abbiamo un grande piacere questa domenica di poter dialogare con Andrea D'Imperio. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno Mario, buongiorno a tutti. Allora Andrea, dove ti trovi innanzitutto? Perché diciamolo, non sei a Lauria in questo momento. No, no, io sono a Modena, dove vivo e lavoro, però dai, comunque cerco di venire spesso a Lauria. Sono capitato lì qualche mese fa. Bene, bene. Allora Andrea, noi ti abbiamo chiamato per un motivo particolare, perché siamo stati ammaliati, davvero emozionati, mi permetto anche di dire, io personalmente davvero mi sono emozionato nel leggere il tuo libro Oltre, un libro davvero gradevolissimo, ma soprattutto ricco di tanti significati. È una storia che viene raccontata, non è una storia qualunque, è la tua storia. Andrea, perché ad un certo punto decidi, per così dire, di mettere nero su bianco la tua esperienza umana? Ricordiamo, tu sei ancora molto giovane, sei un trentenne, ecco, perché hai deciso di rendere pubblica la tua esistenza ed alcuni passaggi particolari della tua esistenza? Ah, innanzitutto, grazie mille, sono onorato delle tue parole. Diciamo che l'idea di condividere la mia storia nasce prevalentemente dalla voglia di poter aiutare il prossimo, tutti i ragazzi adottati e in realtà anche non, nella ricerca di se stessi e incitandoli a seguire i propri sogni, a seguire i propri istinti e soprattutto a vedere qualsiasi tipo di crisi di identità in maniera in realtà positiva, cercando di girare ogni situazione che potrebbe essere avversa in maniera invece positiva per poter andare avanti nella propria vita. Ecco Andrea, ci sono tanti episodi che vengono raccontati, io mi tornano spesso in mente alcuni particolari, voglio dire l'incontro casuale, ma a questo punto non so se magari c'è il filo del destino, l'incontro con tua sorella, no? Totalmente casuale che però ti stravolge, vi stravolge. Certo, ma infatti il libro secondo me lascia anche un po' quel dubbio se è tutto un caso o se ci sia un filo che collega tutto, chiamato destino. Tuttora me lo sto cercando di spiegarmelo a mia volta. E sì, è stato un episodio veramente, veramente particolare e direi unico, perché non capita spesso. Un altro motivo per cui ho voluto condividere questo libro. Ed è stato veramente, veramente un caso, figlio della mia voglia di evadere dall'abitudinario e dall'incertezza di chi fossi. Per scoprire un po' di più di me. E da lì l'idea di andarmene a Londra e la scelta che poi mi ha premiato perché ho trovato mia sorella. Ecco, ti pesava molto questa cosa. Io mi ha colpito anche questo aspetto, cioè, voglio dire, ad un certo punto avevi trovato una famiglia che ti ha amato tantissimo, avete fatto ovviamente un percorso insieme, ricordiamo e salutiamo Biagio e Clelia che sono i tuoi i genitori adottivi, a Lauria sono molto conosciuti e quindi in qualche misura eri tranquillo, insomma, eri sereno, avevi trovato, ritrovato la serenità. Perché ad un certo punto ti rimetti in gioco e anche rischiando, perché magari appunto poteva, non so, insomma, ecco, potevano avvenire ulteriori situazioni, insomma, ecco, perché questa spinta ad andare oltre? Perché nonostante avessi e ho tutto quello che voglio dalla mia famiglia, saluto anche io i miei genitori tra l'altro, sentivo quel bisogno di dover scoprire dove fossero le mie radici, o almeno questo era il sentimento che provavo all'epoca. Poi il viaggio che spiego nel libro e che invito tutti quanti a leggere.
poi mi porterà in realtà a capire che le mie radici sono sempre state qui in Italia, assieme ai miei genitori e alla mia famiglia. Certo. Ecco, un altro aspetto anche che mi ha colpito in maniera particolare quando tu accentui e sottolinei questa tua preoccupazione del rimanere solo, no? Della solitudine, diciamo quasi, ora non voglio parlare di psicosi, mi sembra eccessivo, ma sicuramente una forte preoccupazione. Ecco, da dove deriva questo? Secondo te, insomma, ovviamente, questo stato d'animo. Questo stato d'animo io lo rivedo molto, molto spesso, soprattutto nei bambini che sono stati abbandonati, quindi in quasi tutti i figli adottivi, ed è dovuto principalmente perché la mancanza di quel sentimento di abbandono, anche se magari può arrivare veramente nei primi anni di vita, quindi magari in un momento dove non hai poi crescendo dei ricordi nitidi. Ti porta comunque una sensazione di disorientamento, come di essere soli, che ti manchino le fondamenta sotto i piedi per poter essere stabile. E questa purtroppo è una sensazione che ti accompagna, che io cerco di trattare molto nel mio libro, perché ripeto, comunque è una condizione comune di quasi tutti i figli adottivi e voglio cercare di insegnargli il fatto che è normale, è normalissimo. Ma che questa sensazione quando capita non è nient'altro che una sensazione, che la realtà comunque che abbiamo la fortuna di avere genitori adottivi, che sono i nostri genitori veri, che ci amano e tutte le persone attorno a noi. Certo. Andrea, mi è venuto un colpo al cuore quando, leggendo il libro, no, tu racconti della tua visita, comunque del tuo incontro con l'orfanotrofio dove tu sei stato nella primissima parte della tua vita. Ecco, raccontaci e racconta a chi ci ascolta in questo momento questo incontro, insomma, così particolare. È difficile da spiegare a voce, infatti certe cose sono molto più semplici quasi da scrivere perché connettere il cuore, il cervello e la bocca molto spesso è complesso. È stata una situazione molto, molto, molto complicata, piena di sentimenti e emozioni ed è difficile da spiegare, soprattutto perché entrare in un posto dove non si hanno in realtà ricordi molto, molto chiari, però dove nonostante tutto il luogo e l'aria che si respirava ti faceva sentire, ti dava sensazioni comunque di qualcosa che tu lì avevi vissuto, rende tutto unico, rende tutto stranamente unico, mi verrebbe da dire. E io invito tutti quanti di nuovo a leggere il mio libro perché spiego chiaramente cosa è successo e secondo me questa è una sensazione ed è un qualcosa che tutte le persone che sono state adottate dovrebbero provare perché è un po' come riconnettersi da dove tutto è iniziato. Ecco. Certo, tra l'altro Andrea, permettimi di farti un complimento particolare perché nel leggere il libro vi sono dei dettagli, ma altro che dettagli, lì penso ci sia veramente la tua carne viva. E io nel leggere quei passaggi mi sono detto, beh, forse Andrea questa cosa poteva, magari poteva insomma non dirla o dirla in maniera diciamo un po' fumosa, no? E invece tu hai scritto, hai detto delle cose molto forti, mi riferisco alla tua famiglia di origine, per intenderci, e davvero, permettimi di dirti, insomma, ti sei quasi denudato, no? Per certi versi al lettore, nel senso che hai raccontato cose intime di te che ti fanno onore perché è davvero. Così tu descrivi a chi ti legge davvero un quadro preciso e chiaro, anche drammatico, nello specifico, insomma, per questi dettagli a cui facevo riferimento. Insomma, ecco, mi complimento perché hai avuto un bel coraggio, in generale, ma anche, ripeto, nell'evidenziare alcuni dettagli, particolari.
Grazie mille, infatti una cosa, il libro parte con diciamo una mia prefazione dove dico che questo è una condivisione più che lo scritto di un vero scrittore, ecco perché io non mi reputo uno scrittore, semplicemente ho voluto condividere questa parte della mia vita che io stesso reputo unica. E l'ho voluta scrivere in maniera viscerale, così come sono, senza filtri, in modo che le persone potessero capire il mio punto di vista, lasciami dire anche un po' la mia sofferenza, ma soprattutto la mia gioia, perché alla fine il libro si conclude con un punto tutto verso la gioia. Non a caso il nome Oltre è proprio andare oltre le cose. Quando tu parli di mettersi a nudo, di avere coraggio, è in realtà proprio il messaggio che vuole dire, che vuole mandare ai lettori il libro. Ovvero, la vita può essere bella, può essere difficile, può essere brutta, ma comunque rimanendo se stessi fedeli, avendo un approccio alla vita senza mollare mai, comunque si riuscirà ad avere una vista sulla felicità. Prima o poi. Ecco Andrea, in conclusione, chi scrive un libro pensa non so, ad un blog, pensa ad una continuazione, pensa ad una serie di presentazioni, perché questo libro non è Lauriota o Modenese o Londinese o non so se si dice vabbè, della città di Poznan, insomma, ecco, non riesco a declinare, diciamo, Sì, no, ma è impossibile. come si chiamano i cittadini di Poznan? Poznaniani, No, forse. beh, no, in italiano penso che sia Ecco, impossibile tradurlo, quindi. quindi è difficile. No, ti chiedevo appunto, insomma, ecco, tu pensi ad una seconda fase o in qualche misura questo tuo libro è una sorta di omnibus, nel senso che lì c'è tutto, lì è una bussola, lì è una riflessione. È un approfondimento di un'esperienza e appunto, voglio dire, è omnicomprensivo, o tu pensi ad altro ancora? In realtà il mio punto di vista iniziale un anno e mezzo fa era quello che la mia storia dovesse nascere, tra virgolette, permettimi di dire morire con quel libro e con quella condivisione. In realtà, dopo i primi riscontri che ho avuto dai lettori, mi è nata la voglia di estenderlo, di fare una versione lasciami dire, più lunga del libro, perché all'inizio questa doveva essere come una condivisione diretta, e infatti si percepisce quando si legge il mio libro che non ha mai pause, non ha mai punti morti, è tutto perché volevo attrarre le persone a non stancarsi mai. E invece ho visto che molti lettori poi mi chiedevano perché non avessi approfondito un argomento piuttosto che un altro, e penso che sia arrivato il momento ora, passato questo annetto, di sviluppare questo racconto, renderlo un pochino più maturo, un pochino più esteso, ecco, e fare una nuova pubblicazione. Oltre che assolutamente sarebbe un onore per me poter presentare il mio libro di persona ora che si può a Lauria, dove comunque sono legato. Assolutamente. Poi tra l'altro tu sei legato anche alla pasta al forno eri legato alla pasta al forno di tua nonna, quindi voglio dire, insomma, conosci bene, insomma, questo pezzo di Italia come accogliente, come ricco di tante cose positive. Un'ultimissima domanda, Andrea. Grazie. Esatto, assolutamente. Con l'impegno a non perderci di vista, perché davvero hai fatto un bel lavoro, hai scritto una cosa importante che assolutamente deve avere una continuazione. L'ultima domanda riguarda proprio i tuoi genitori. Ecco, anche qui, no, voglio dire, approfondire la tua storia significa anche di fatto approfondire la scelta dei tuoi genitori. Ricordiamo proprio all'inizio, no? Ci sono i tuoi genitori in particolare tuo padre. E Biagio che parla con un sacerdote, cioè, voglio dire, ecco, c'è una premessa importante. Ecco, loro, quando tu, insomma, gli hai evidenziato che volevi scrivere questo libro,
cosa hanno pensato, sono stati contenti, si sono preoccupati, perché chiaramente parliamo, ripeto, parliamo di una storia piena di sentimenti, piena di emozione, insomma, e chissà loro come avranno divorato questo libro, insomma, nel momento in cui tu certamente gli avrai fatto leggere le bozze, comunque glielo avrai fatto vedere in anteprima, ecco, come hanno reagito? Ad essere onesti, io ho scritto il libro anche perché a volte, cioè io penso che come figli tutti quanti, ma penso veramente tutti, facciamo a volte fatica a dimostrare la nostra gratitudine verso i genitori, perché non, il rapporto genitori-figli è sempre un po' particolare, cioè è pieno d'amore, però molto spesso i figli fanno sempre fatica e se ne rendono conto crescendo, no? Quindi io diciamo che il libro è stato scritto anche per cercare di far vedere ai miei genitori l'enorme gratitudine che ho nei loro confronti, però questo per dire, era una premessa per dirti che in realtà il mio libro è stato sviluppato senza farlo vedere ai miei genitori, loro l'hanno scoperto a versione praticamente finita, ovvio, gliel'ho fatto leggere prima della pubblicazione. Però quando lo sviluppavo ho cercato di tenere nascosto tutto perché un po' mi vergognavo. Essendo una scrittura molto genuina e i miei sentimenti sono genuini e molto forti in realtà, perché si percepisce nel libro parlarne chiaramente a volte è un po' come dovessi strappare il cuore dal petto, ed è più Certo, facile scriverlo e poi mettersi a nudo con ass tutti. assolutamente sì. Andrea, noi davvero ti ringraziamo per questa disponibilità, siamo stati davvero onorati noi di conoscerti più a fondo e speriamo davvero, ecco, tu lo dicevi ad un certo punto, chissà che non riusciamo ad organizzare qualcosa su Lauria nei prossimi mesi e sicuramente. Oltre a questo, che insomma poi non è tanto difficile, si tratta un po' di organizzarci, ci aspettiamo la continuazione, ci aspettiamo che tu possa ulteriormente approfondire questa tematica, che è una tematica diffusa, è una tematica importante che si presta davvero a mille riflessioni. Andrea, buona domenica e grazie ancora per questa tua disponibilità. A presto, Andrea. Grazie mille a voi di tutto, della disponibilità e sono sicuro che ci non risentiremo, ma ci rivedremo presto. Un abbraccio a tutti. Grazie Andrea, buona domenica. Buona domenica.